nelle mani proprio di Holmes, il primo possesso per la Dinamo Sassari, che cerca uno per Tuggio, lo trova Holmes appoggiando alla tabella, primi due punti per la Dinamo che conduce queste prime fasi del gioco d'attacco della Dinamo. Si prende il blocco di Gustafsson, va verso sinistra con grande aggressività, attacca il corridoio di penetrazione e segna due punti che portano la Dinamo sul meno 4 in un ame. Beh, questo non è mai stato in discussione, il fatto che Holmes abbia la capacità di attaccare uno contro uno dal palleggio, di avere talento proprio nel versa rispetto a quella che ci immaginavamo alla metà del primo quarto. Ciavarella per Holmes, spara la tripla in faccia a Cheyenne Parker, mette anche questa, si sta inzo conquistato dal banco. Thomas subito per Holmes, gran protagonista del primo tempo, va fino in fondo col sottomano, gran canestro nel banco di Sardegna. Holmes, uno sguardo al cronometro, vediamo se attacca André, partendo dal palleggio arriva l'aiuto di Barberis, jumper dalla media, implacabile Joyner Holmes. Makurat, Gustafsson, circolazione sul perimetro, si apre e riceve Holmes a forzare da tre punti a segno, gran canestro per Joyner Holmes che non ci sta a dare. Abbastanza rapidi in questo avvio di primo quarto, il pallone sotto per Thomas contro Dedic, gran giro sul perno, gran reverse, canestro del nuovo più 3 Dinamo, un possesso pieno di vantaggio. Nel corso di questa stagione Makurat a un passo dalla palla persa, recupera Holmes, attacca Dedic, fa tutto benissimo, dicevi Paolo a proposito delle sue abilità di attaccare fronte a canestro. Questa è una mobilità con quella capacità di controllare il corpo, di attaccare uno contro uno, guarda adesso in post basso, giro e tiro, boom. E questo è il grande talento di Joyner Holmes. Tanti secondi sul svolgere dell'azione, tiro intanto lunghissimo da parte di Carangelo, ma Thomas, anzi Holmes, pulisce a rimbalzo, faccio 40. Sente la sfida contro Holmes, bene il Geas ad andare da trucco, esplorare il mismatch contro la neo entrata a Toffolo. Però Holmes dall'altra parte paga con la fa pagare. Sbaglia dalla distanza, tra le altre cose alla fine proprio della partita contro questo è un assist di ottima fattura di Gustafsson per Holmes. Corto il rimbalzo, però è ancora per Sassari. Holmes in uno contro uno contro, bravo, contro Treffers, ottimo movimento Angelo. Ancora Holmes da 9 metri, ancora a bersaglio. Si chiude l'ombrello difensivo di Gustafsson, tiro complicato e sbagliato da Anigue, può correre Sassari in evidente superiorità numerica. Qui Holmes ad appoggiare al tabellone i punti numero 11 e 12. Una volta lo sbaglia, poi Holmes va praticamente a centrare Milapi che non riesce a controllare il pallone. Poi Makurat di nuovo sotto dalla giocatrice americana ex Prome, decide di mettersi in proprio, difficilmente sbaglia. Qui Holmes non c'è, aiuto dalla difesa, Milapi battuta facile, 2 di Holmes, continua il duello a distanza. 4-3 in favore del banco di Sardegna che attacca con Makurat che ritorna da Holmes, che gioco! Tra assolutamente l'altro, la zona attaccata in maniera eccezionale. Poco nella gara 1 di Eurocup. E allora un possesso pieno di vantaggio per la squadra di coach Mazzon, va dentro forte usando il fisico, Kuyer resta indietro, gran canestro di Holmes per accorciare. Poi la numero 24 a prendersi la sfera, la lascia nelle mani di Makurat, gioco a due molto ben eseguito, arriva fino al ferro in un lampo praticamente Joyner Holmes. Con rotazioni molto ridotte prova, ripeto, a rimanere agganciata con Holmes che fa un'altra grande giocata. Yazuma ha fatto benissimo, arrivava sul mismatch a cercare.
dentro per il meno 9, 5-7, 4-8, si va subito da Holmes dalla parte opposta, strapotere fisico su Bove e arrivano due punti, subito la risposta di Joyner Holmes. È vero. Mas Makurat dentro da Holmes, ancora contro Bove, vediamo qual è la scelta difensiva, arriva un accenno di aiuto, tiro in fadeaway per Thomas, per Holmes che si fa beffe. Ancora per meno 8 per Brixia, si sbraccia Kuznard in panchina per gestire la difesa, Holmes si butta dentro, sposta di peso Miller McRae e ne fa altri due. Ian Parker che poi fa un incidente sulla spalla di Gustafsson, intanto l'alzata per Holmes che appoggia al vetro, due giocate bellissime da una parte e dall'altra. Non stanno segnando. Già 3-0 infatti, falli di squadra, sono passati solo 3 minuti nel secondo quarto di gioco. Qui Holmes andare dentro fino in fondo, segna, subisce il fallo. Andrei Lunetti vuole andare fino in fondo, cercare il cambio difensivo, è quello che trova, infatti trova dentro Holmes, ancora Holmes cadendo indietro dopo rimbalzo offensivo, riesce a segnare nonostante il contatto. Si sono un po' riscaldati gli animi, cioè si rumoreggia un po' per alcune scelte arbitrali non condivise dal pubblico di casa. Adesso è arrivata una palla persa per il Geas, coach Zanotti si è avvicinato a... che verosimilmente dovrà fare a meno per un po' del suo numero 4, 6 punti fin qui per lei, qui senza pensarci troppo arriva il gran canestro di Joyner e segna di fatto 5 punti in fila salendo a quota 7, 2 perse di fila invece per il Geas. Holmes approfitta immediatamente del regalo della squadra. Può dare un indirizzo alla squadra. Holmes fa fuori tutta la difesa di Ragusa, va a depositare i due punti. Con Carangelo, poi ancora il ribaltamento per Thomas giù per Holmes che ne mette a segno altri due, 22 punti però tecnici. Gustafsson, un'occhiata verso Carangelo, pick and roll tra le due, aperta la linea di penetrazione per Carangelo, errore, rimbalzo per Holmes, arrivano altri due. Se i rimbalzi offensivi sono... Dinamo cerca la collaborazione di Carangelo, la trova, è accoppiata con Giacomelli, il pallone sotto, fade away di Holmes, altri due, fate 9-0 per il parziale. Ora, tentativo di uno contro uno, palla dentro e questa volta riesce il passaggio lob per il tentativo di Giulia Ciavarella, palla sotto... E non va ancora il suo da pin e fa
hanno subito per lo score, però diciamo che è la protagonista in questi primi minuti. Eh sì, è bellissima azione aperta da Yasuma e tutta la squadra. Ecco, intanto ancora un tiro da due velocità. Punti per Sassari. Non possiamo fermare. Secondo quarto, ancora difesa aggressiva per le ragazze di coach Andrea Mazzon. Il movimento e Holmes, potenziale gioco da tre punti. Aveva cercato di fermarla sul palleggio Yasuma, questa volta ovviamente la maggioranza.